Salve, bentornati al Digi News, il blog di Domiziana Giordano, e oggi vi porterò qui alla mostra Pop Art alle Scuderie del Quirinale a Roma. Buona visione. Sono Lele Lanfranchi, sono un collezionista e ho prestato una decina di opere qua per questa splendida mostra. In questa sala c'è un Cristo. Cristo, che meraviglia! È il ritratto di Brigitte Bardot impacchettata. Sopra ho un Tom Wesselman, un'opera di Peter Blake, una di un precursore della pop che è un americano che si chiama Jess Collins. Sì. Uno Spurry che. Ah, l'ho visto Spurry, sì, come no? L'omaggio a Robert Rauschenberg. Sì. È stata fatta una selezione di opere straordinaria, una selezione incredibile, c'è un livello di qualità credo ineguagliato, cioè la mostra collettiva sulla pop forse più bella che abbia mai visto. Bene, poi per l'Italia è importante, ecco. Sì. È importantissima perché in Italia c'è stata una mostra sempre fatta da Guadagnini a Modena sulla pop art inglese, una sulla pop art italiana. Ma una mostra complessiva internazionale a tutto campo come questa non c'è mai stata. Sono Walter Guadagnini, curatore della mostra sulla Pop Art, che si è aperta oltre alle Scuderie del Quirinale, con un grande successo di pubblico, mostra ricca di opere, ricca anche di artisti di inaugurazione, quindi per il momento una grande festa e poi speriamo che continui. Sono Angelo Capasso, faccio il critico d'arte e non sono esperto di pop art, però mi interessa molto e credo che ci siano molti pezzi che non vedo, che ci sono stati invece un'altra mostra di Walter Guadagnini che ha fatto a Modena 3 anni fa, forse anche più interessanti, e poi quello che non mi sembra che convinca molto è questa associazione, questo accostamento di artisti che non appartengono a pop art e che per qualche motivo sono stati inseriti a forza, non so, tra cui Cristo e altre cose che mi sembra che sono un po' esterne, però è una mostra interessante. Il nome e cognome è Lael Khan, siamo qua, questa è una sala dove c'è un bellissimo quadro di David Hockney che mi fa pensare che gli artisti della transavanguardia, Cucchi, Clemente, Chiglia, De Rosa, in qualche modo questo quadro devono averlo visto. Ma infatti l'arte è così, nasce, ogni cosa nasce da un'altra cosa. Sì, sì. E questa mostra è varia, ci sono artisti di tanti paesi, ci sono dei bei Warhol, dei Liechtenstein, però ci sono anche delle sale commoventi per chi ha vissuto Roma in quel periodo, non so, c'è una serie, no, con un Leonardo di Schifano, e poi c'è un Tano Festa, e poi ci sono dei Giosetta Fioroni, dei Fabio Mauri, e così via, no? Degli artisti italiani che si mescolano poi a dei grandi della pop art che conosciamo, e quindi un po' tornare alla mia generazione, no? Io ero piccolo e vedevo queste cose, anche Eric Segal e così. E ci sono molte cose, le mostre non vanno viste nelle vernici, quindi bisognerà tornare con calma martedì mattina e guardare ogni cosa. E comunque si capisce così, facendo una carrellata, come è importante la pop art ancora oggi.